Sindaco Emilio Di Pumpo, anche i ragazzi di Torre Maggiore partecipano al Global Strike per sensibilizzare il mondo verso un ambiente più pulito, più sano, più rivolto al futuro. Sì, grazie. Ho accolto con entusiasmo questa iniziativa, anche perché non è stato un solo manifestare, o meglio, è stato un mettersi all'opera. Hanno dato dimostrazione di come si può manifestare e allo stesso tempo rendersi utile per la collettività. Io spero che questo sia anche un segnale che hanno raccolto da quello che stiamo cercando di fare in questi 3 mesi di inizio della nostra attività. Anche grazie all'associazione, al comitato Torre Maggiore Mia, che ci sta dando una grandissima mano sotto l'aspetto della divulgazione e anche dell'informazione, al lasciare pulito un ambiente dopo che si è frequentato. Abbiamo l'esempio dell'Eco Stop, che sta andando tantissimo e sta funzionando tra i nostri giovani. Quindi io sono realmente orgoglioso di questi ragazzi che, piuttosto che, come ho già detto prima, è semplice manifestare per le strade, hanno deciso di mettersi all'opera e ripulire i luoghi che loro frequentano. Quindi realmente bravissimi, le mie più vive congratulazioni, sono onorato di avere dei cittadini che possano essere d'esempio anche agli altri. Resterete al loro fianco anche dopo? Loro chiedono aiuto alle istituzioni. Beh, io faccio un appello al contrario, sono loro che devono stare al nostro fianco, anche perché da parte nostra c'è tutta la disponibilità ad investire nell'ambiente. A noi non serve altro che trovare una spalla che ci segui in quello che è il nostro intento, o meglio anche il nostro motto, come tu ci hai seguito in campagna elettorale: cercare di lasciare Torre Maggiore un po' migliore di come, meglio rispetto a come l'abbiamo trovata, che era, se non sbaglio, anche un motto di uno degli scout, Baden Powell: cercare di lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo